2 marzo 2003. Il sovrintendente della Polfer, Emanuele Petri, in servizio sul treno regionale Roma-Firenze, ferma 2 passeggeri durante un controllo di routine. Sono Nadia Desdemona Lioce e Mario Galesi. I 2 sono i leader delle nuove Brigate Rosse, responsabili degli omicidi di Massimo D'Antona il 20 maggio 1999 e di Marco Biagi il 19 marzo 2002. Una volta scoperto, Galesi apre il fuoco contro gli agenti. Nella sparatoria che segue, Emanuele Petri e lo stesso Galesi perdono la vita. Nadia Desdemona Lioce viene arrestata e si dichiara da subito prigioniera politica. Dal materiale rinvenuto sul treno e nella borsa della Lioce, documenti, floppy disk e 2 palmari, gli investigatori riusciranno a ricostruire l'intera rete delle nuove Brigate Rosse. Nei mesi successivi, tutti gli appartenenti all'organizzazione verranno arrestati.